Carabinieri e uomini del nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco stanno indagando, sotto la supervisione del sostituto procuratore di Pescara, Rosangela Di Stefano, per individuare le cause dell'incendio divampato ieri sera, poco dopo le 21, all'interno di una stanza al primo piano di una delle casette esterne ed autonome alle cliniche di Villa Serena, Città Sant'Angelo, dove sono ospitati pazienti psichiatrici e a causa del quale hanno perso la vita Domenico Di Carlo, 51 anni di Vasto, ed Amerigo Parlante, 63 anni di Rocca Montepiano. Tra le ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori, un guasto all'impianto elettrico, un mozzicone di sigaretta e la più probabile fiamme appiccate al materasso proprio da una delle due vittime. Stando alle testimonianze, le fiamme si sarebbero sviluppate in pochi minuti e l'immediato è stato l'intervento degli operatori. In quel momento nella stanza c'erano tre pazienti, uno è riuscito a scappare. Per Amerigo Parlante invece la situazione si è subito compromessa, mentre un'operatrice avrebbe tentato in tutti i modi, rischiando anche la vita, di mettere in salvo Domenico Di Carlo. Senza riuscirci. L'incendio, limitato prevalentemente alla stanza, è stato domato in breve tempo, ma per sicurezza tutti i pazienti del primo piano sono stati trasferiti al piano terra, dove anche questa mattina l'attività non ha fatto registrare battute d'arresto. Ingegneri dei Vigili del Fuoco, stamattina al lavoro qui al reparto di psichiatria della clinica Villa Serena, dove ieri sera è scoppiato un incendio all'interno di una stanza dove purtroppo sono morti due pazienti. Verifiche su tutto il primo piano della struttura. Si è trattato ovviamente di accertamenti di routine per stabilire il regolare funzionamento del sistema antincendio, mentre la clinica si è messa a totale disposizione. È stata disposta anche l'autopsia stamane sui corpi delle due vittime, che dovrebbe essere effettuata dal medico legale Christian Dovidio, da stabilire solo quando. Le ipotesi di reato formulate dalla PM Di Stefano sono incendio colposo e omicidio colposo. Al momento non ci sono indagati, mentre già questa mattina è stato ascoltato il paziente che si è salvato, anche se non è stato in grado di fornire informazioni utili alle indagini. Intanto stamane il ministro della Salute Giulia Grillo su Twitter ha manifestato vicinanza ai familiari delle vittime annunciando che il ministero farà piena chiarezza sulle cause del terribile incidente.